che quest'anno confermiamo in Piazza della Vittoria dal 7 al 24 di settembre. Due grossi tendoni, il tendone bavarese, dove ci sarà appunto, si susseguiranno ben 6 bande bavaresi provenienti da Monaco, stesse bande che suoneranno poi all'Oktoberfest di Monaco, visto che la nostra anticipa. E secondo tendone, ricco di eventi, oltre 70 eventi che vi abbiamo organizzato insieme a aziende e associazioni genovesi per far sì che prosegua questa sinergia che Oktoberfest ha con la città. Come birra diciamo che la birra dell'Oktoberfest è in anteprima nazionale, la birra dell'Oktoberfest di Monaco sarà in anteprima nazionale qua a Genova. Per quel che riguarda il food, lo stinco sicuramente quello che piace di più, poi tanti booster alla griglia, piuttosto che come dolci, gli strudel, le sacher. Sono tanti eventi collaterali appunto di questo fuori tendone. Ne citiamo uno per tutti, l'evento organizzato dal CIV di Via Cesarea, che è una sorta di gara tra chi realizzerà un cocktail birraio più buono, e la giuria sarà appunto una delle bande bavaresi che suonerà l'Oktoberfest. Penso che come evento Oktoberfest sia il secondo o il terzo in Italia, quindi è una cosa molto importante, e rimane comunque l'unico evento che è diciamo così, che ha il patrocinio dello Stato di Baviera e dal Consolato Bavarese. È comunque l'evento nel quale si consuma più birra analcolica, perché la gente ha talmente voglia di venire all'Oktoberfest, anche agli astemi o chi deve guidare, che assolutamente la birra analcolica viene venduta. Sempre riguardo, mi collego, rientro responsabile, abbiamo delle importanti convenzioni con Trenitalia, per cui chi si presenterà con il biglietto vidimato nella giornata avrà diritto a uno sconto, nonché con i taxi, per cui il rientro con i taxi avrà una scontistica del 10%.